È un incontro che vuole aprire alla possibilità di iniziare un'attività formativa vera e propria rivolta agli operatori, proprio per superare i pregiudizi che anche noi operatori abbiamo rispetto a queste tematiche e soprattutto per avere una formazione adeguata nell'approccio a queste persone che possono avere un disagio, come molto spesso accade, un disagio esistenziale. Sono varie professionalità che entrano in gioco rispetto alle questioni che riguardano sia l'orientamento sessuale sia l'identità di genere, e queste sono avvocati, sono assistenti sociali, sono psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, medici. Comprendiamo che i pregiudizi nella società dipendono anche da una grande confusione e forse anche da una responsabilità che abbiamo noi professionisti e che ha anche il mondo accademico in questo senso. In realtà la formazione accademica non prevede, anzi forse nell'ultimo periodo finalmente cominciano a esserci tentativi di un sapere accademico, ecco, che si organizza per poter dare maggiori informazioni a chi vuole affrontare questi temi. I professionisti dell'aiuto oggi, dai medici, gli psicologi e gli psicoterapeuti, in realtà non riescono ad avere ancora un linguaggio comune in merito a questi temi. Occorre proprio un processo di educazione e di formazione della gente comune attraverso quelle che sono le istituzioni scientifiche. Il terapeuta utilizzerà i farmaci quando si ha una approfondita diagnosi che deve essere fatta dallo psicoterapeuta. L'intervento farmacologico prevede alcuni effetti che possono essere reversibili in un momento di ripensamento, ma altri non lo sono. Quindi dobbiamo essere assolutamente accorti nel trattare una persona che possiamo sicuramente attribuire per essere affetta da disforia di genere. I limiti di età di fatto poggiano su una scelta posologica, quindi di quanto farmaco dare e di come darlo. Nella fattispecie noi dobbiamo fare un po' le veci della natura, quindi se arriva da me una donna transgender di 47 anni, io mi adopererò perché lei abbia i livelli estrogenici di una donna di 47 anni. Quando avrà un'età simile a quella delle donne in menopausa, ridurrò ulteriormente il trattamento per non incorrere negli effetti temuti chiaramente di rischio cardiovascolare o di rischio oncologico. Nel maschio alla stessa maniera. È una finestra nuova che ha aperto la Società di Endocrinologia Americana e che è stata accolta anche in Europa, l'idea di poter bloccare la pubertà fino all'età di 16 anni. L'aspetto più difficile fondamentalmente è la diagnosi in giovane età. In genere i bambini che hanno una disforia di genere spesso e volentieri la perdono nell'adolescenza, mentre è più frequente che l'adolescente rimanga in una condizione disforica. Ma una volta che si è potuto affinare la diagnosi, è previsto un trattamento ormonale di blocco della pubertà, dopodiché la si fa partire secondo quello che è il sesso desiderato e quindi renderò molto più semplice il percorso successivo. I copioni sessuali possono intervenire e condizionare tutto il corso della nostra vita, da quando nasciamo a quando moriamo. Siamo sessuati nell'utero, nasciamo sessuati e poi cominciamo a cercare un modo per diventare anche sessuali e poter esprimere il nostro essere sessuale nel mondo. Il copione sessuale è quello dei bimbi che cominciano a vivere la loro vita senza avere idea di che cosa sia il loro orientamento, la loro identità di genere, eppure sono etichettati e già a una femminuccia regaleremo le calzette rose e al maschietto regaleremo le calzette celesti, influenzando la loro biografia e la loro percezione di sé. Osserviamoli, conosciamoli, ognuno è se stesso, un bimbo sarà armonizzato tra il suo ruolo di genere, cioè il modo di stare nel mondo e ciò che lui sente di essere dentro, la sua identità sessuale, lo andiamo conoscendo. Deve essere lo Stato a cominciare a regolarizzare i progetti educativi e informativi che in Italia sono completamente assenti. L'ordinamento italiano è stato uno tra i primi in Europa, già nel 1982, ad introdurre la possibilità di ottenere la rettificazione di sesso.
è il giudice che autorizza il mutamento del sesso. Nel 2011 questa procedura ha subito delle modifiche che non hanno però intaccato il nucleo fondamentale, cioè che l'iter deve essere sottoposto alla valutazione dell'autorità giudiziaria. Se fino a qualche tempo fa l'autorizzazione al mutamento del sesso anagrafico, quindi allo stato civile, era possibile farla solo dopo aver effettuato l'intervento, la grande novità, grazie all'intervento dapprima di tribunali isolati, poi della Corte di Cassazione nel 2015 e finalmente della Corte Costituzionale nel 2015, oggi è possibile ottenere l'autorizzazione alla rettificazione anagrafica senza il previo intervento chirurgico. Nella mia esperienza ho ritenuto fondamentale, prima di proporre l'azione, la domanda al giudice, fare questo percorso, farlo fare dallo psicologo oltre che dal medico, per arrivare dal giudice con gli strumenti giuridici e anche fattuali e medici che gli consentono di valutare se effettivamente si tratta di un caso in cui il mutamento del sesso diventa fondamentale per il benessere della persona.